Di maggioranza e del governo si rimette all'Aula di minoranza. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Tartaglione. Fanucci. Abbiamo votato tutti? No, l'onorevole Galperti non riesce a votare. Ora sì. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 429, votanti 379, astenuti 50, maggioranza 190, fuori 108, contrari 271, la Camera respinge. Votiamo l'articolo 7, se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Caso. Chi è che non riesce a votare? Abbiamo dato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 428, votanti 369, astenuti 59, maggioranza 185, favorevoli 255, contrari 114, la Camera approva. Siamo all'articolo 8, ho bisogno del parere sugli identici 8.1 Sibilia e 8.4 Sandra Savino. Prego, Gigli. Parere contrario sugli unici due identici emendamenti sopravvissuti. La ringrazio, onorevole Fedriga. Mi rimetto all'Aula. Governo. Conforme al parere del relatore di maggioranza. La ringrazio, onorevole Bressas. Quindi a questo punto passiamo ai due identici emendamenti 8.1 Sibilia e 8.4 Sandra Savino. Se non c'è una richiesta di intervento, parere contrario del relatore di maggioranza e del governo, si rimette all'Aula il relatore di minoranza, la votazione è aperta. Stiamo votando i due emendamenti identici 8.1 Sibilia. Colleghi, io capisco che la comunicazione è necessaria, ma cerchiamo di contenerla. Silvia Giordano. Sandra Savino. Ginevra.